Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti al secondo appuntamento delle mie recensioni di spettacolo, cinema e il mondo televisivo. Innanzitutto volevo ringraziarvi per i complimenti ricevuti per la mia prima recensione, video recensione, caricata 3 giorni fa sul mio canale YouTube sul diritto di contare, Hidden Figures. E sono davvero felice sia per i bei complimenti che per le visualizzazioni in così poco tempo e anche per qualche critica su cui il fatto che io ero magari un po' rigido e teso, qualcuno ha trasmesso ansia, di questo chiedo scusa, mentre anche per il fatto che gesticolavo un pochino e mi muovevo un po' con la testa, ma sappiate che il mio modo di fare è il fatto che da buon napoletano gesticolo quando parlo, quindi cercherò di trattenermi e di non battere le mani, ma non prometto nulla. E ora benvenuti sul mio secondo video recensione. Oggi voglio parlare ovviamente della notte più importante per il mondo del cinema, anzi dello spettacolo direi, e quella della notte degli Oscar che si è tenuto appunto poche ore fa alla sua 89esima edizione, quindi ne è passata di acqua sotto i ponti, diciamo. E volevo iniziare con quello che ha fatto strage di premi, come quasi come era previsto, su 14 nomination era difficile, non vincerà almeno qualcosa. E voglio iniziare con La La Land, ovviamente sto parlando, di cui uno dei musical più acclamati degli ultimi anni. Basti pensare che l'ultimo musical che abbia vinto ad Hollywood è stato Chicago di tanti anni fa, inizio anni 2000, quindi oramai stiamo parlando del Neolitico per i tempi che corrono. E sono felicissimo del fatto che su 14 nomination, come detto prima, di cui unico record condiviso con Titanic, che su 14 nomination ne vinse 11, e su Eva contro Eva, che ne vinse 10, sempre su 14. Quindi si è andato sicuramente nell'Olimpo dei film più importanti di Hollywood questo. E ovviamente su 6 nomination, su 6 premi, scusatemi, ha vinto davvero premi importanti, tra cui alla miglior attrice con una bellissima e raggiante Emma Stone. Tra l'altro è stato molto bello vedere come Leonardo DiCaprio, che l'anno scorso, dopo tantissime fatiche e meme su internet, si è riuscito a vincere l'Oscar al miglior attore, anche se doveva vincerlo molti anni prima, come sappiamo tutti, già per The Aviator, per me nel 2005. Però è stato un momento molto bello e emozionante vederla, soprattutto ringraziare anche l'altra attrice con cui era nominata, tra cui Meryl Streep, oramai dea con più di 20 nomination, di cui 3 premi vinti, per Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e The Iron Lady. Quindi questi non le mancano gli Oscar, mentre ha ringraziato anche le altre attrici, tra cui Natalie Portman, che anche lei era nominata per Jackie, sulla vita della First Lady che accompagnò Kennedy fino al suo assassinio. E ha vinto anche per la mia regia, e di questo sono ancora più felice perché il regista era quasi un regista emergente prima di questo film, ma a soli 31 anni è riuscito a trionfare, ora di sicuro non sarà più tanto emergente, avendo fatto un film così importante. Inoltre La La Land ha vinto anche per i miglior costumi e la miglior scenografia. Scusatemi, non i miglior costumi, la miglior scenografia e la miglior fotografia, quindi premi anche di un certo livello. Non è riuscito a vincere, però, come avete visto tutti, per il miglior film, almeno, anzi, era riuscito pure a vincerlo, ma il destino beffardo era segnalato che questa era soltanto una gaffa perché hanno sbagliato ad aprire la busta. Pensate, uno scherzo, un gesto così stupido e piccolo, è riuscito a fare una gaffa immensa, di cui secondo me avremo meme per mesi, mesi e mesi, anzi, anni. Per cui, mentre erano tutto il cast era a ritirare il premio per miglior film, si è scoperto che il film vincitore in realtà era Moonlight. Di questo sono anche molto felice, devo essere sincero, perché il film, che ha tematica LGBT, quindi della comunità degli omosessuali, transgender, lesbiche e quant'altro, anche affronta temi del razzismo contro le persone di colore, anche le persone omosessuali di questa categoria. Quindi sono felicissimo anche nonostante il mancato trionfo, magari loro non saranno felicissimi aver avuto l'Oscar in mano e poi esserselo sottratti in pochi minuti.
E di questo comunque sono felice, anche perché Moonlight ha vinto non solo per il miglior film, ma anche per il miglior attore non protagonista, e questo già è un qualcosa in più, ma ha vinto anche per la miglior sceneggiatura non originale. E di cui andiamo avanti parlando di invece gli altri film come Zootropolis, o Zootopia, come si voglia, che invece è il film d'animazione che ha vinto quest'anno, ha trionfato agli Oscar 2017, appunto per il miglior film d'animazione. Quindi ennesimo trionfo Disney, non era neanche tanto imprevedibile la cosa, anche perché la Disney era nominata con ben due film quest'anno, campioni di incassi entrambi, tra cui anche Oceania. Dico Oceania, anche se il titolo originale è Moana, che in Europa, in molti paesi appunto dell'Unione Europea, è stato cambiato in Oceania. In Italia si dice per il fatto che molti bambini, magari cercando il titolo su internet, potevano trovare Moana invece di Moana la protagonista, potevano trovare Moana la pornoattrice, quindi questo poteva destabilizzare i bambini, come se oramai i bambini non fossero più esperti di noi su queste cose. Però lasciamo perdere. Comunque il film Zootropolis, a parte che è bellissimo, perché ha una trama molto carina e divertente, ma vede la collaborazione di Shakira nel brano Traverting, che ha fatto già 250 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma è riuscito anche al fatto che è il quinto film, ben il quinto film, ad essere campione di incassi al botteghino. Parlo ovviamente film d'animazione, quindi alla Disney oramai non solo da ora, ma da tanti anni, imbattibile. Un altro premio per cui sono felice che abbia vinto La La Land, ma era quasi, non dico scontato, ma di più, è per la miglior colonna sonora, ovviamente un musical, e per il brano City of Stars, che nel film cantano sia Ryan Gosling, che ha una bellissima voce, ma già faceva il Mickey Mouse Club da ragazzino, insieme a Justin Timberlake, altre star da poco, insomma, Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera. Quindi starette da poco, insomma, e Mastun, che ha preso per l'occasione lezioni di canto invece, ed è stata anche lei molto brava. Certo, non è una Whitney Houston, ma è stata molto brava a cantare. Mentre City of Stars è ovviamente un brano eccezionale, e tutta la colonna sonora merita del film, tra cui anche i brani cantati da John Legend, che fa un cameo nel film. Anche abbastanza di 20 minuti, quindi dura, è un personaggio a tutti gli effetti, e ha cantato anche per l'occasione agli Oscar di ieri sera. Ha emozionato tutti, è inutile a dirlo. E tra l'altro sono felice perché io amo il musical personalmente, chi mi conosce lo sa, e l'ultimo film musical che aveva trionfato agli Oscar era Chicago, non ormai 2002, quindi vi faccio parlare di preistoria, per i tempi che corrono. Un po' un genere sempre un po' bistrattato, nonostante sia nato in America, infatti La La Land trionfa anche perché fa una sorta di carrozzone di traino a tutti i film, perché parlo degli Oscar, parlo del cinema americano, negli anni 50 e 60 gli Oscar, il cinema e il musical andavano a botto, quindi La La Land è come se lo mangiasse tutti, tra cui anche i film più recenti, tra cui Moulin Rouge, che vinse per l'occasione pochi Oscar, quindi sono contentissimo di questo. Andiamo avanti parlando, se no verrebbe un video lunghissimo. Parliamo anche di altri film che hanno trionfato agli Oscar, tra cui Il Libro della Giungla, che è un altro live action Disney, tanto per non cambiare. Bellissimo, io l'ho visto al cinema personalmente, e devo dire che è bellissimo anche per il fatto che si discosta molto dagli ultimi live action, che sono in pratica uguali ai classici Disney, ma riesce a stare in piedi e avere una trama, non dico ovviamente che si discosta tantissimo dall'originale, però comunque molto una trama sua e va di suo, e vince per i migliori effetti visivi. E ovviamente io sono d'accordissimo, perché quando l'ho visto al cinema, un altro gogo, la tigre che c'era, Shere Khan, sembrava quasi che mi volesse mangiare. I lupi sono stati fatti benissimo, l'orso Balù altrettanto, cioè tutti gli animali della giungla sono fatti benissimo, e quindi sono contento. Un film che non mi aspettavo trionfasse, ma in una sottocategoria, quindi ok, l'ennesimo trionfo della scrittrice Rowling, la scrittrice di Harry Potter, per animali fantastici, Fantastic Beasts, che ha vinto nella categoria, aspetta un attimo, ah sì, quella dei migliori costumi.
Quindi un altro trionfo per Harry Potter, nonostante a me il film l'ho visto e mi sono scocciato veramente dopo, non so come ho fatto a vederlo tutto, ma non mi è piaciuto per niente, si discosta molto dal capolavoro che è la saga di Harry Potter, mentre Arrival, il film con Emily Adams, bravissima, che quest'anno aveva due film e non è stata neanche presa in considerazione come Arrival e anche Animali Notturni, Nocturnal Animals. E non è stata per niente presa in considerazione, questo è un piccolo sacrilegio, va detto tra noi, ha vinto come miglior montaggio sonoro. Mentre nella categoria miglior trucco, che non pensavo neanche esistesse, data ignoranza mia, ha vinto Suicide Squad, tra cui troviamo il bravissimo Will Smith, che quest'anno aveva un film ancora più valido che era Collateral Beauty, e anche il ritorno di Joker, con questa volta ovviamente non poteva esserci l'attore compianto Heath Ledger, ma l'ha fatto Jared Leto, è anche molto bene, devo dire. Un dispiacere per noi italiani è stato quello di non aver visto trionfare nella categoria miglior documentario, il documentario, scusatemi, Fuoco a Mare, ma ha vinto O.J. Made in America, quindi questo purtroppo è stato così. Mentre un'attrice la migliore attrice non protagonista è stato vinto dalla bravissima Viola Davis, che già ebbe una nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista per il film The Help, in cui sempre un film a tematica razziale, e tra cui Viola Davis è un'attrice eccezionale, ha vinto Tony, ha vinto Oscar, ha vinto Golden Globe, quindi mi sembra strano che sia arrivato così tardi. Sempre in questa categoria c'era una sua, di cui ho già parlato nel precedente video, Octavia Spencer, che anche lei era sul set di The Help e ebbe una nomination come miglior attrice non protagonista. E anche quella volta vinse, questa volta no. Quindi si sono invertite, hanno fatto un cambio anche perché sono amiche nella vita reale. Quindi hanno fatto una sorta di cambio. In questo film Viola Davis, per cui ha vinto, si chiama Fences, che tra l'altro è nato da un'opera teatrale e si chiama Barriere in Italia, è stato tradotto, e qui c'era la regia Denzel Washington, che tra l'altro figura come co-sceneggiatore, anche perché nel film è stato messo lo sceneggiatore originale del musical, nonostante sia morto nel 2005, quindi è stato fatto una sorta di tributo. E per quanto riguarda un film che mi aspettavo vincesse, devo dire la verità, è stato quello di Jackie. Quello di cui ho già parlato, perché penso che Natalie Portman sia una delle attrici più brave mai esistite, però comunque lei ha già vinto neanche tanto tempo fa per Il Cigno Nero, The Black Swan, quindi sta a posto, il suo Oscar ce l'ha. Una cosa molto divertente di quest'anno, gli Oscar è stato Justin Timberlake che ha aperto quella sua Can't Stop the Feeling, che oramai molti dicono basta, basta, non la cantare più, invece io dico continua, continua Justin perché sei migliore. Quindi è stato anche molto divertente con la sua moglie, oramai da tanti anni, madre del suo figlio, Jessica Biel. Sono stati molto divertenti a fare gaffe in giro per gli Oscar, quindi sono molto felice di questo. Mi sono annotato tutto, infatti scusatemi se ogni tanto guardo giù, ma volevo veramente, infatti il video dura 14 minuti, quindi penso di avervi detto veramente tutto e spero di non scocciarvi. Sono davvero felice di aver fatto questo video perché ci tenevo, io amo gli Oscar e la stagione delle premiazioni, chi mi conosce lo sa, e volevo rimandare al prossimo appuntamento che sarà per The King Kong, che esce il 9 marzo, e poi Beauty and the Beast, con il live action Disney con Emma Watson, che non vedo l'ora di vedere, anche se ho visto dal trailer che è uguale al cartone Disney di tanti anni fa, in cui anche Beauty and the Beast questa volta è stata cantata da Ariana Grande e John Legend, mentre tanti anni fa vinse, ecco ve lo dico a fare, Celine Dion, che ebbe il suo primo successo mondiale nel 1991 proprio con quel brano. E di questo ne parleremo il 16 marzo, perché vado assolutamente a vederlo, e volevo rimandarvi appunto al prossimo appuntamento. Un bacio a tutti e ricordate, the Oscars goes to...